Viva Padre Ottavio! Sì, allora abbiamo tramato con Fulvio, uno degli amici storici di questo gruppo di Madonna di Campagna che aveva costituito tantissimi anni fa Padre Ottavio e con cui sono venuta in contatto in questi mesi di lockdown in cui Padre Ottavio ha avuto questa bella idea di costituire questo gruppo email chiamandolo Una Bella Famiglia e, che ha cominciato appunto a scrivere lettere a questo gruppo ricordandosi tutti quelli che facevano parte di questo gruppetto originale, poi man mano aggiungendo altre persone che gli sono molto care. E quindi niente, così ho conosciuto Fulvio, che ho visto per la prima volta poi oggi dal vero, ma ci siamo conosciuti virtualmente e lui appunto ha capito che Ottavio sentiva molto la mancanza del contatto umano perché ha patito un po' questo isolamento, quindi allora appena c'è stata l'occasione che abbiamo capito che ci si poteva con tutte le dovute cautele rincontrarsi, abbiamo pensato appunto di organizzare un ritrovo, ovviamente non, con un gruppo un po' ristretto per, appunto, per i limiti che ci sono in questo momento. E poi è stato tutto molto veloce perché appena io gli ho detto va bene, allora cerco di organizzare con Padre Ottavio, Fulvio ha contattato tutti gli amici che sono stati subito tutti disponibili e niente, e voilà, eccoci qua. Ovviamente ho tramato per lui, è rimasto all'oscuro, gli avevo detto che lo portavo a fare un'intervista con Paolo ed è stato molto, molto contento invece di trovare tutti. Allora, Padre Ottavio non sapeva assolutamente niente di questa giornata, gli avevo detto solo di tenersi libero, di non prendersi impegni perché avevamo questo incontro per fare un'intervista con Paolo e con Toni e quindi che poi ci saremmo fermati a mangiare qualcosa con loro, lui era contento, ha detto va bene e poi quando siamo arrivati qua è stato accolto da tutto il gruppo ed è stato veramente sorpreso ma anche molto contento. Ah, sì sì, ho visto proprio quanto questa bella famiglia che avevamo per il momento ricostituito virtualmente esiste davvero perché per loro, per tutti loro che lo conoscono da veramente tanti anni è sempre stata una figura spirituale che hanno continuato a seguire e continuano a volergli bene anche se appunto si sono persi un po' di vista. Quindi gli auguro veramente di poter fare ancora tanti incontri come questo e condividere queste sensazioni ancora a lungo, sarà molto bello. Fagli vedere anche questo. Si vede? Lo capirà?